sprechi. Vi insegno a fare la colla a caldo. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, no agli sprechi e vi insegno come risparmiare con la colla a caldo. Recentemente ho acquistato la pistola mini per la colla a caldo, quella con le stecchette mini più sottili, comodissima per fare lavoretti e anche molto comoda perché non raggiunge le temperature elevate della pistola professionale per colla a caldo, quindi per gli hobbisti potrebbe essere anche più invogliante avere quella, però c'è un però. Le ricariche costano un botto, stecchette piccole così. Io da Tiger compro 4 grammi, cioè 8 stecchette di colla a caldo, a 2 euro, quando poi in ferramenta compro 1 chilo di colla a caldo sui 10 euro, insomma, euro più, euro meno, a seconda di dove la compro. Capite che il divario è esagerato. E allora Ombretta cosa ha pensato? E se me la facessi io la stecchetta piccola di colla a caldo? Ho provato e sono riuscita. E adesso ci spostiamo di là e vi faccio vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per far sì che una stecca così diventi tante stecche così. Perché non si capisce perché una così debba costare il quadruplo di una così. La confezione, per intendervi, che dicevo io, è questa. Costa 2 euro e sono 4 grammi di colla. E non importa che siano glitterate o così semplici, sempre 2 euro costano. Invece io compro 1 chilo di queste stecche a, mi pare, 12 euro, non vorrei dirvi una cavolata, comunque vi metto qua sotto nel box info il costo e capirete bene che anche fossero 15 euro sarebbe un gran risparmio. Ora, per trasformare una stecca grossa in una stecca piccola, cosa ci occorre? Innanzitutto della colla a caldo e relativa pistola grande, poi della carta forno, delle cannucce che prendo sempre da Tiger, sono queste cannucce verdi. Naturalmente l'unica cosa di cui dovete accertarvi quando cercate le cannucce è che se troverete di carta sarà ancora meglio, queste invece sono di plastica, è che siano di una plastica non troppo molle, vedete queste fanno una certa resistenza. Cosa ci occorrerà? Ci occorrerà della carta forno, quindi le cannucce più piccole, piuttosto uguali o più piccole al diametro delle stecchette, un tagliabalza, un paio di forbici e naturalmente colla a caldo di dimensioni normali e pistola per colla a caldo. Iniziamo immediatamente. Come prima cosa tagliamo delle striscette di carta forno piccolissime, tagliata alla fascetta ad una larghezza di 1,5 cm, 1,8 cm circa, prendiamo il nostro stuzzicadenti e arrotoliamo la carta così attorno ad esso. Lavorerà moltissimo nel nostro lavoro. Quindi inseriamo la carta così piegata all'interno della nostra cannuccia. Non importa che sia tutta piegata, l'importante è che abbia l'imboccatura per insinuarsi all'interno della cannuccia. Apriamola ben bene, quindi muoviamo la cartina all'interno e controlliamo che si sia ben aperta dentro e lasciamo un po' di carta così a fuoriuscire, pochissima. Possiamo anche aprirne l'imboccatura e piegarne un lembo a destra e un lembo a sinistra. Voilà! Prendiamo la pistola per colla a caldo e teniamo la cannuccia dal lembo opposto da cui inseriremo la colla. State attenti a non bruciarvi. Adesso inserite il beccuccio e inserite la colla. Vedrete in trasparenza, voi non lo vedete, io sì, quanto la cannuccia si riempirà. E eliminiamo l'eccesso con lo stuzzicadente, così. Bene, adesso mettiamo in piano e lasciamo asciugare e creiamo altre cannucce sempre con colla a caldo. E adesso apriamole e vediamo se funzionano. E voilà, taglio la parte non perfettamente
sistemata in modo che la stecchetta sia bella piena per essere spremuta. State attenti che la stecchetta vi risulti piena. Per fare in modo che risulti piena, l'unico modo è non spremere all'interno della cannuccia la colla sovraccalda, cioè non fate riscaldare eccessivamente la pistola a caldo. Adesso però dobbiamo provare le nostre stecchette. Io vi dico subito che nella... ne ho un'altra, aspettate. Vi dico subito che nella mia pistola prima c'era una colla glitter. Capita perché le stecche glitter sporcano il tubo di passaggio appunto della colla. Ma a noi questo non interessa. Io la spremerò su un tappo, inserisco tutta la mia stecca. È inserita tutta la prima stecca, essendo la pistola vuota, ne inserisco una seconda. Quindi schiaccio e vediamo cosa viene fuori, soprattutto se la colla viene fuori. Ed eccola! Eccola, sì, è un po' glitterata del robo di prima, ma eccoci qua. E vediamo se incolla. Poppete! Incolla perfettamente. Bellissima la nostra colla fatta in casa, sono proprio contenta, una dritta per farvi risparmiare. Non so se la farete mai, ma intanto sapete che si può fare. Spostiamoci di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Evviva le stecchette homemade! E quindi basta una cannuccia per risparmiare. Sì, basta una cannuccia e un po' di pazienza, ma soprattutto della carta forno, perché senza la carta forno, ragazzi, non vengono, si appiccicano alla guaina di plastica della cannuccia. Dovete avere pazienza, non fare surriscaldare troppo la colla e fare in modo di non spremere troppa aria all'interno della cannuccia. Queste piccole regole per far venire fuori delle stecchette perfette e performanti. Quindi, se vogliamo risparmiare un pochino, compriamo solo la colla grande e poi le stecchette ce le facciamo da noi. So che questo video non sarà utile a tutti, ma so che sarà la panacea per chi usa quella pistolina lì e spende un sacco di soldi in ricariche. Quindi spero di esservi stata utile comunque, e se il video vi piace incollatemi un bel pollice in su, quindi condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei social Facebook, Instagram, i link li trovate qua sotto, sul mio canale Ombretta e sul mio cuore una cappa, dove facciamo ricette golosissime. E basta, vi aspetto sempre qui sul canale, al prossimo video. E se non sei iscritto, fai quel click su iscriviti ed entra a far parte della nostra famiglia creativa. Bene, non mi rimane che salutarvi da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, ci vediamo la prossima volta. Ciao!